Eccoci, allora vediamo di fare un po' più piccola l'inquadratura che qua non sono più capace a fare i video. Allora, niente, visto che è un po' che non riesco a coccolare la mia pellaccia che col lavoro non c'avevo né la voglia né il tempo, ricominciamo con le prove su strada delle maschere. Allora, mi sono appena lavata bene il viso con il detergente all'acido salicilico che avevo preso da Yes Style. E adesso andiamo a provare questa maschera qua che ho trovato alla Lidl dell'Actimask. Fammi la messa a fuoco. Okay. E è un peel off sebo contro sebo control controllo sebo, diciamolo con parole anti lucidità, ed è fatto col tè matcha a base di tè matcha. Qua c'è scritto per tre applicazioni. Io penso che a me si basterà per una perché a me piace metterlo bello spesso. Tè matcha e aloe vera. Modalità di uso: applicare una volta pelli normali, due volte su pelli grassi, uno strato sottile, 20-30 minuti, bababà, solite storie. Vabbè, proviamo. Allora, mi sento odore. Allora, se vedete quest'occhio che è bello palloso, gigantoso, aspettate che qua. Tre applicazioni sono già qua su. Come fai a fare tre applicazioni? Su un puffo fai tre applicazioni. Comunque, vabbè. Allora, vediamo un po'. Uso le mani perché c'è anche una bella bolla d'aria, quindi ancora meno. È un verdone. Adesso, tre applicazioni direi proprio di no. Io tra un po' piglio le forbici e lo taglio perché non odio questi pistolini qua che la roba esce dopo 3 ore. Ci va mezz'ora solo per mettersela in faccia. Comunque, proviamo. Già preso anche un cappello, così me lo strappo dopo. Allora, prima impressione, rottura di scatola, adesso già solo per tirarlo fuori dal pacchettino perché è troppo piccolo, secondo me, il buchino da dove esce. Poco prodotto, perché mi dici tre applicazioni, ma ho schiacciato mezzo sacchetto e metà è vuoto. Mi sono espressa malissimo, ma cercate di capirmi. L'odore non è malvagio, la stesura neanche, ma secondo me, se volete fare tutto il viso, come vedete, è un'applicazione e basta, non di sicuro tre. Poi, se magari volete fare solo il naso, o solo la fronte, o a zone, magari tre applicazioni le fate. Ma per tutto il viso, se uno vuole fare le cose fatte bene, ecco, adesso mi dà anche le sopracciglia così. Mi dispiace, anche no. Ci fate un'applicazione perché guardate, io ormai sono alla fine e se voglio farla bene, che loro dicono strato sottile, ma se lo fai troppo sottile, poi ti voglio vedere a tirartelo via dalla faccia. Quindi, secondo me, meglio un po' più abbondante, che riesco a fare un peel off che sia un peel off, che se poi devo stare mezz'ora a smadonare o a tirarlo via con l'acqua calda perché sennò non se ne viene, tanto vale. E niente, è finito. E io ho fatto un'applicazione, come vedete, neanche bella pesante come sono abituata a fare. Se provo a spremerlo ancora un po' perché voglio fare un po' meglio la fronte. Però, signori miei, adesso io non so come siete abituati, o signore mie, non so, mettetela come vi pare. Però, inizia già a pizzicare, ve lo dico. Non una cosa insopportabile, ma cioè, finito, ok? Prodottino. Una maschera te la fai, ma di sicuro non tre. Questo poco ma sicuro. E niente, io adesso aspetto che asciughi, tipo 3 giorni, e poi quando la tolgo andiamo a vedere se va bene o se non va bene. Vabbè, per quello che costa anche solo un'applicazione, mi sembra che l'ho pagata 99 centesimi, 1 euro, quindi ci può anche stare che fai solo un'applicazione. Però non scrivete tre perché tre è col cavolo. E niente, ci vediamo dopo per vedere com'è andato. Ciao! Voilà. Allora, è tutto completamente secco. Guardate, ci ho anche attaccato i capelli che manco me ne sono accorta. Ma vabbè. E non so quanto tempo è passato una quaresima, l'ho tenuta su proprio fino alla nausea, ho fatto un sacco di cose. E quindi, boh, andiamo a vedere. Mi tira. Ok, è bella strong, mi piace. Fa anche un pochino male. Io ve la sconsiglio se patite, però tira un bel po'. Ah! Sapete che io ho una forma di masochismo latente e quindi, vabbè, a parte quella che ho messo nei capelli, però devo dire che
mi sta facendo anche i peli superflui della faccia, la peluria se ne sta andando, credo, perché tira da fare. Ah! Schifo, dicevo. Adesso ce l'ho anche sulle sopracciglia, mi farò anche le sopracciglia, forse le bagno perché ho paura che quei quattro peli messi male che ho sugli occhi facciamo un disastro. L'italiano proprio oggi. Vabbè, bando alle ciance, poi mi pulirò come Dio comanda, come devo e quant'altro. Promossa a livello di pulizia del viso, mi piace un bel po', non mi posso proprio lamentare, sono proprio contenta e quindi. Rieccola, mi era finita la batteria. Vabbè, dicevo, a livello di pulizia del viso ve la consiglio. Se patite lo strappo, no. Se avete la pelle delicata, no. Però per me che piacciono le cose strong, sì. E devo dire che la pelle la sento bella, bella, bella. Pulita, pulita, pulita. Sarà che era un bel po' che non facevo le maschere e quindi la mia pelle ne aveva particolarmente bisogno. Però promossa. È chiaro, vi dico subito. Se vi aspettate di fare tre applicazioni ve lo scordate, però il suo lo fa. Ho la pelle liscissima, mi ha tirato via anche la barba. Così non me la devo fare col silky peel, non avete idea. Adesso io non riesco a farvelo vedere, però non lo vedrete mai. Io ci provo, ma no, figurati. Ci sono tutti i miei peletti del viso, quindi mi ha fatto anche la ceretta, è stato bellissimo. E niente, se volete fare la ceretta e la pulizia del viso allo stesso tempo, io ve la stra consiglio. Questo era quanto e vi auguro una buona giornata. Ciao!